Mario, non per esagerare, ma forse il miglior di Senzano di questa stagione oggi? Non lo so se il miglior di Senzano, però secondo me è un ottimo risultato contro, secondo me, la squadra favorita per vincere il campionato. Noi siamo arrivati oggi nel nostro percorso che siamo un po' in difficoltà e di condizioni fisiche di alcuni giocatori, di problemi di funzione di qualche infortunato, e anche Andrea oggi in Brighenti ha giocato, però sai, per chi l'ha visto nel periodo di preparazione non è lui, e quindi in questo momento qua non abbiamo il nostro punto di riferimento davanti e facciamo fatica in 25 minuti. Però nonostante questo, con il sacrificio, con la voglia di lottare, oggi abbiamo portato a casa un ottimo punto contro una squadra molto più avanti di noi nel percorso, con già un'identità ben precisa dall'inizio dell'anno che loro portano avanti questo sistema di gioco, e dall'inizio dell'anno che sono quasi tutti partiti, no? Nei primi giorni del ritiro, quindi noi in questo momento qua siamo consapevoli di essere indietro in confronto a loro, però è un ottimo punto, strappato a una squadra importante, organizzata, che si può credere fare in campo, quindi io sono soddisfatto dei miei ragazzi, secondo me oggi più di così non si poteva chiedere. Mister, siete rientrati nel secondo tempo, il Piacenza ha avuto un paio di opportunità, un doppio rimpallo, sembrava, come dire, l'inizio di una seconda parte di gara difficile, lo era stato dopo il gol anche a Legnano, sì. E invece da lì Desenzano è salito, ha recuperato campo, poi nel finale le occasioni probabilmente per provare a vincerla, siete andati a tanto così dal tocco di Graziano, tanto così col tiro di Floriano, insomma un ottimo Desenzano anche nel secondo tempo. Ma io ti dico la verità, mi è piaciuto molto di più nel primo tempo, perché siamo stati più alti, più baricentro, più aggressivi, li abbiamo messi in difficoltà nel primo quarto d'ora, poi abbiamo perso un po' le distanze quando abbiamo preso gol e mentalmente l'abbiamo un po' subito, dopo a finire il primo tempo abbiamo invece ricominciato a giocare, a pensare alti, e la squadra mi è piaciuta come sta in campo nel primo tempo. Come dici te, nel secondo tempo loro hanno iniziato meglio di noi, piano piano, difendendoci in maniera importante, no? Cercando di controbattere le loro scorribande offensive, e abbiamo portato a casa, secondo me, anche nel secondo tempo un'ottima prestazione. Abbiamo avuto qualche occasione, cioè siamo noi in questo momento qua, negli ultimi 25 mesi siamo un po' sterili, anche per delle defezioni e per problemi di condizione fisica, siamo un po' indietro, però come ho detto prima, secondo me è un'ottima prestazione, la portiamo a casa, ho fatto i complimenti ai ragazzi perché se lo meritano e dobbiamo continuare così. Con che animo chiudi questa settimana Tour de Force? Ma guarda, sono concentrato sul nostro percorso, noi da tre partite che abbiamo cambiato sistema di gioco dobbiamo continuare a cercare di migliorare come stare in campo, abbiamo semplificato un po' le cose, infatti in questo momento qua non partiamo più dal basso, quindi cerchiamo un po' più di partite semplici, concrete, però con quelle poche cose che io chiedo ai ragazzi li dobbiamo fare con alta intensità, e credo che in queste ultime tre partite qualcosina si è visto, quindi noi dobbiamo continuare su questo filone qua, cose semplici però ad alta intensità, perché in queste categorie qua trovi squadre organizzate, trovi squadre che stanno bene in campo, squadre che giocano molto bene con le palle, quindi se noi alziamo, come ho già detto nelle passate conferenze, i giri del motore, faremo sempre fatica a portare a casa i risultati. E ecco mister, può essere, parlo di un'individualità, nel senso che mi è piaciuto oggi molto Bianchetti come approccio, può essere che il gol dell'altro giorno l'abbia un po' sbloccato, nel senso è un ragazzo giovane, magari un po' di timidezza, oggi l'ho visto giocare con più personalità del solito, ecco, perché la qualità non gli manca chiaramente. Sì, Cristiano ha fatto molto molto bene nel periodo estivo, nella preparazione, poi ha avuto un calo e lui mentalmente subisce un po' le prestazioni negative, e devo dire che secondo me il gol di Legnano un po' l'ha sbloccato, oggi secondo me ha fatto una grande partita, ma con lui siamo abituati anche l'anno scorso, abbiamo visto delle ottime prestazioni da parte sua, in questo momento diciamo che sono un po' i ragazzi giovani che ci stanno un po' tenendo i piedi, no? nel nostro campionato, quindi sono molto soddisfatto di quello che stanno facendo, però sugli over sono sempre da esempio, devono essere da esempio, e piano piano li aspettiamo perché anche loro ci daranno il contributo che a me serve.